Eccoci a Festival Giallo Garda con Roberto Van Uchtel, un amico ormai del festival, l'olandese narrante. Tre libri. Allora, abbiamo La casa sul meteorite, Il silenzio di Ada e Asia, tutti e tre ambientati sul lago di Garda. E poi hai al tuo attivo vari romanzi e vari premi. Racconti, scusa, e vari premi. Ci parli? C'è un filo conduttore in questi romanzi o nei tuoi racconti? Grazie di avermi invitato a questa intervista. E, beh, il filo conduttore principale è un protagonista che ho inserito nei romanzi soprattutto, e meno nei racconti se vogliamo, ma nei romanzi sicuramente, questo Gianluca Vanetti, che è uno scrittore, biografo, investigatore, il suo malgrado, come diciamo sempre, perché è un'attività, quella dell'investigazione, che lui svolge in maniera molto, come dire, artigianale, cioè lui viene coinvolto nelle storie che gli vengono raccontate. O di cui lui si occupa come scrittore, queste storie lo prendono al punto da coinvolgerlo nella ricerca della soluzione di quello che è una vicenda criminosa che sta nascosta dietro la storia stessa. Cioè, praticamente un cliente racconta una vicenda, dietro questa vicenda talvolta ci sono degli eventi criminosi e lui viene coinvolto, con la sua empatia, diciamo, si fa prendere, fino al punto di aiutare la ricerca e la soluzione di trovare la verità su quello che gli viene raccontato. Quindi è una figura che, come dicevi, gioca più sulle ambientazioni, sulle persone che gli si siedono davanti e sulle storie che gli vengono raccontate, più che su un percorso investigativo vero e proprio. Non ho voluto a suo tempo creare un investigatore completo perché mi piaceva di più giocare con la psicologia delle persone che girano intorno a lui e del suo mondo, che, come dicevi, è ambientato in Caltenesi, quindi sponda occidentale del lago di Garda. Abbiamo hai un'uscita, un nuovo racconto, un nuovo progetto che è Mille Miglia con Homo Scrivens. Ce ne vuoi parlare? Sì, è un progetto che è stato sollecitato da Homo Scrivens come promozione dell'autore e del protagonista dei romanzi. Quindi, in pratica, Mille Miglia, 1951, tra l'altro, ripercorre appunto quell'anno della gara appunto storica della Mille Miglia, è un pretesto per Gianluca Vanetti per compiere un viaggio. Per cui nel racconto, diciamo che è una forma di racconto un po' esteso, sono una cinquantina di pagine circa, quindi c'è un po' da leggere, è un mezzo romanzo, e solo in versione ebook per il momento, è gratuito, quindi è proprio un'operazione promozionale dell'editore e dello scrittore. E il pretesto è lui deve raggiungere una destinazione e da bravo gigione quale lui è, con la sua vecchia macchina scassata, la sua Citroën del 77, dice: non vado là direttamente, faccio un percorso più lungo. La destinazione è Radicofani, che è un piccolo paesino in provincia di Siena. Lui arriverà lì facendo appunto il percorso della Mille Miglia di quell'anno, che nelle varie tappe che sono state fatte è passato anche da Radicofani. Quindi la gara non è una gara, ma è una passeggiata. Il titolo, l'iniziativa, diciamo, è un pretesto per fargli fare un viaggio e in questo viaggio conosciamo lui, la sua gatta, perché porta la gatta con sé, e alcuni luoghi dove lui si ferma in quanto geografia, gastronomia, enologia e tutto quello di cui lui è appassionato, e poi ci sarà appunto questo arrivo in un punto ben preciso dove deve succedere qualcosa, per cui c'è qualcosa che di mistero. Allora, una domanda velocissima. Allora, Roberto Van Uchten, come abbiamo detto, una vita privata, una vita da scrittore e una vita per il Festival Giallo Garda. Quanto è impegnativo? E beh, quando si arriva sotto data è impegnativo tanto, perché come sai abbiamo un'organizzazione abbastanza complessa, tanti scrittori, tanti eventi, gli eventi durano tutto l'anno, di conseguenza ci sono molte tappe da seguire e io sono stato coinvolto come, possiamo dire, tecnico, se vogliamo, per quanto riguarda la promozione, l'immagine e la comunicazione. Dava a lavorare parecchio. Ringraziamo Roberto Van Uchten sia come scrittore che come collaboratore di Festival Giallo Garda. Grazie.